Allora, le amministrative le commenteremo dopo. Noi abbiamo intanto dei candidati unitari del centrodestra in tutte le città, nella regione Calabria, o a Napoli come a Milano, come a Roma, a Torino, mentre la sinistra in Calabria ha 4-5 candidati alla presidenza della regione, in tante città ha una pluralità di candidati, quindi vedremo il risultato. Noi intanto abbiamo presentato candidati unici di convergenza. Per quanto riguarda le diversità, non è che ce l'ha solo Maiorino rispetto alla Lega o rispetto a noi. Noi, se questo governo domani mattina dicesse Draghi, allora noi facciamo la legge Zan, lo ius soli e mettiamo la patrimoniale, noi ci alziamo e ce ne andiamo. È un governo che deve gestire una fase tragica del paese sotto il profilo sanitario, sotto il profilo economico. Il piano per i fondi europei è quello che ha presentato il governo Draghi, con il contributo di tutti i partiti che ne fanno parte. Il governo guidato da Conte, di cui il PD era un architrave, non era riuscito a definire un piano adeguato per ottenere quei fondi. Dopodiché, su altre questioni, i partiti conservano le loro idee diverse, che dovranno poi essere sottoposte al giudizio degli elettori per le città adesso, per le elezioni politiche. Io mi auguro che ci sia una maggioranza di centrodestra. Marino si augura che c'è una maggioranza di sinistra, il cui Cicero schieramento Prodomo ancora non sua. è chiaro, perché 5 Stelle e PD a volte fanno i compromessi con la desistenza. Letta cancella il simbolo per fingersi anche un po' amico dei grillini, poi ne dicono di tutti i colori della Raggi, dove il partito di Posso Maiorino su sta ha un cosa, me candidato a l'avete Roma che passata la una denigra. volta. Noi Arrivo tra abbiamo poco dei da. partiti che sono alleati anche nelle Usciamo città, però dalla lo contesa saranno a livello elettorale nazionale, che poi a segnerà Valtori decideranno. inevitabilmente questo prossimo C'è mese. un punto Provavamo a ragionare. sempre più